Allegria Retro Gamers e bentrovati in questo nuovo video, qua è DJ Polystation e oggi parleremo del più famoso home computer degli anni 80. E di chi starò mai parlando se non del celebre Commodore 64? Oggi infatti ci troviamo al cospetto di questo Commodore 64C che mi è stato gentilmente dato in prestito da Ernesto, un mio amico anche lui appassionato di retro computer. A primo impatto non sembra messo tanto male. Tra un tasto mancante, vari adesivi e pasticci con la colla, sembra essere comunque in buone condizioni. Quindi mi precipito a testarlo. Collego alimentatore e cavo video e una volta premuto l'interruttore, noto con piacere la classica schermata del BASIC. Beh, è un buon inizio! Visto che il BASIC funziona perfettamente, decido di scriverci un piccolo programma per testare l'audio. Ora che finalmente siamo certi che funzioni tutto, possiamo passare al restauro vero e proprio. Ma prima di mettere le mani sul Commodore, dobbiamo assolutamente fare una modifica all'alimentatore. L'alimentatore del Commodore 64 infatti ha un pericoloso errore di progettazione che a lungo andare potrebbe praticamente friggere la nostra macchina 8-bit. L'alimentatore del Commodore 64 ha due tensioni di uscita. La prima a 9 volt corrente alternata. La seconda a 5 volt corrente continua. Ed è proprio quest'ultima che causa problemi. Questo è uno schema di come funziona l'alimentatore. Per prima cosa la 220 passa per un trasformatore, dove la tensione viene convertita a 9 volt alternata. Questa tensione quindi finisce su due piste diverse. La prima va direttamente al connettore del Commodore, mentre la seconda passa prima per un ponte diodi ed infine attraverso un regolatore di tensione. Il risultato finale di questo circuito dovrebbe essere una tensione a 5 volt corrente continua. Già. Dovrebbe. Ci sono infatti numerosi difetti che rendono questo alimentatore letteralmente pericoloso. Per prima cosa parliamo di un alimentatore non stabilizzato, quindi la tensione in uscita raramente corrisponderà a 9 volt precisi. Tutto ciò va a influire sulla scheda dei 5 volt, più precisamente sul regolatore di tensione che, a lungo andare, con i continui sbalzi di corrente, si brucerà. Questo porterà a dei voltaggi sballati che verranno direttamente sparati nel Commodore. Insomma, non bisogna essere ingegneri elettronici per comprendere i danni che può fare questo alimentatore. Quindi vediamo subito di risolvere. Per prima cosa scollo il lato inferiore. Arrivato a questo punto vado a dissaldare la scheda che si occupa dell'uscita a 5 volt. Ora mi procuro un alimentatore a 5 volt. In questo caso ho usato il caricabatterie di un vecchio telefono. Apro il caricabatterie e vado a rimuovere sia la spina sia il cavo. Prendo quindi la borda del caricabatterie e la posiziono nell'alimentatore. Infine saldo la fase il neutro sull'entrata della 220 e l'uscita a 5 volt sul connettore del Commodore. Ora posso finalmente richiudere il tutto e sperare che non esplodi nulla. No, fortunatamente non è esploso nulla. Ora che finalmente abbiamo un alimentatore affidabile, direi che è giunto il momento di dedicarci al Commodore. Per prima cosa mi fiondo immediatamente a scollare gli adesivi. Dopodiché, con lo scollatutto, vado a rimuovere tutti i residui di colla dal riquadro dell'etichetta. Nel frattempo che lo scollatutto agisca, vado a ridisegnare l'etichetta su GIMP. Procedo quindi a stamparla e a ritagliarla. Appena finito, mi fiondo nuovamente sul Commodore e fortunatamente la colla è venuta via senza troppe complicazioni. Prima di incollare l'etichetta nuova, però, è giunto il momento di pulire le plastiche.
E dopo aver rimesso tutto a posto, è finalmente giunto il momento di mettere l'etichetta. Devo ammettere che sono pienamente soddisfatto del risultato. Siamo quasi vicini alla perfezione. Oramai bisogna soltanto recuperare il tasto mancante e soprattutto trovare un modo per leggere i giochi. Anche perché copiare a mano gli stati basic non è che sia proprio il massimo. Detto questo, anche il video di oggi finisce qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi ricordo che potete lasciare il mi piace. Se in caso contrario vi ha fatto cagare, beh, lasciate il non mi piace, tanto non mi offendo. Se volete altri video come questi, vi ricordo che potete sempre iscrivervi al mio canale. Prima di salutarvi, ovviamente, ci tengo a ringraziare calorosamente il mio amico Ernesto, che comunque mi ha dato l'occasione per fare questo video. Come di consuetudine, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!